Laura Castelli, sottosegretario all'economia, ha partecipato al forum dal titolo Novità fiscali 2019, promosso dall'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli, un patto con i professionisti per combattere l'evasione, ha dichiarato la Castelli durante il suo intervento. Per Vincenzo Moretta, numero uno dell'Ordine Partenopeo, con la legge di bilancio 2019 i commercialisti sono in campo per supportare cittadini e imprese. Il ruolo dei commercialisti è quello che già oggi esercitano nei confronti dei cittadini e delle imprese, quindi un faro che guida il contribuente nell'applicazione di norme che spesso la politica scrive in maniera complessa. Questa manovra è una manovra espansiva e in un momento in cui un governo si riferisce a imprese e a cittadini, certo che i corpi intermedi come le associazioni di categorie, i commercialisti e anche le altre categorie sono molto importanti, perché dal loro modo di lavorare ne deriva la buona riuscita o meno di una politica. E questa manovra ha dentro molti servizi al cittadino, molti servizi alle imprese, per cui il loro lavoro è moltissimo e in questo il governo li deve sicuramente supportare. Sicuramente è importante questo confronto non soltanto con il governo ma anche con le istituzioni del territorio interessate al contrasto all'evasione fiscale e soprattutto interpretare al meglio le norme emanate dalla legge di bilancio 2019. Quindi credo che con il comandante della Guardia di Finanza e la Direzione Regionale delle Entrate si sia avviato un percorso abbastanza importante, fitto di impegni, che ci vede assolutamente interpreti e traduttori di una norma che spesso ai cittadini risulta di difficile comprensione e quindi ovviamente il nostro ruolo è di grandissima responsabilità. Sicuramente il buon risultato che si può ottenere nella lotta all'evasione nasce dalla collaborazione con tutti gli attori che hanno un ruolo nel rapporto tributario. Quindi la Guardia di Finanza svolge il proprio ruolo, la nuova legge di bilancio ci attribuisce dei nuovi poteri, ci attribuisce una possibilità di accedere a informazioni più ampie. Questo comporta per noi una grande responsabilità ulteriore nell'essere maggiormente selettivi ed efficaci nei controlli che ci competono, che fanno parte della nostra missione istituzionale. La legge di bilancio, che quindi ormai siamo ad un mese che entrata in vigore, ovviamente ancora punti di criticità e quindi delle ombre nelle quali noi stiamo chiaramente muovendoci anche in emergenza. Basti pensare all'introduzione della fatturazione elettronica, diciamo che uno dei temi caldi che non solo segue e interessano i professionisti ma interessa tutti i cittadini. Fatturazione elettronica che cambierà quindi l'intero asse dall'analogico al digitale, consentendo quindi anche l'espulsione per chi non si adegua dal mercato, quindi non solo il mercato dei professionisti ma un mercato generale. 100 commi piuttosto che 200 o 300.